oggi con l'ospite che è venuto a trovarci, tanta attualità, tante cose, tra cui le primarie che sono in programma il prossimo fine settimana del Partito Democratico. E allora Chiara Braga è qua con noi, deputata del PD. Buongiorno Chiara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siamo anche in diretta Facebook. Siamo in diretta Facebook. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ti possono vedere, ti possono guardare e salutare ovviamente quelli che ci stanno guardando in questo momento. Io direi, Chiara, iniziamo con te da una cosa che interessa, sì certo a te, ma un po' a tutti. È una situazione paradossale, ne stavo parlando prima con Francesco. Negli anni scorsi si parlava di campione Italia come sì, una sorta sì. di Eden, e adesso purtroppo si parla di campione d'Italia, Chiara, in maniera veramente preoccupante e preoccupata, perché oggi c'è una manifestazione, vero, questo pomeriggio. Qual è il vostro impegno? Che cosa volete fare? Noi abbiamo chiesto da tempo al governo di prendere le misure necessarie. Voglio ricordare che la mia interrogazione è di agosto di quest'anno, hanno risposto solo qualche settimana dopo il fallimento del casinò, che come sappiamo purtroppo ha comportato un trascinamento verso la crisi di tutta una comunità di Campione. I dipendenti comunali non percepiscono lo stipendio da un anno ormai. Ci sono tante famiglie che stanno soffrendo. Certo, e anche molti servizi, penso. Okay. E i servizi? I servizi fondamentali. La scuola, l'asilo, esatto. E quindi questa è una situazione che merita una grande attenzione. Purtroppo, e ci auguriamo che la manifestazione di oggi unitaria possa fare percepire finalmente al governo l'urgenza di dare una risposta a questa situazione, purtroppo finora abbiamo sentito molte buone intenzioni, molte chiacchiere, a partire dalla nomina del commissario, tra l'altro c'è un velo di mistero. Il sottosegretario Molteni, che è venuto proprio l'altro giorno a Como, lui dice che insomma sarebbe già stato scelto, nominato, mancherebbe solo una firma, che è quella di Di Maio. Diciamo, sicuramente non la devo mettere io questa firma. Di Maio, Di Maio, che è il suo collega di governo, si decidessero chi la deve mettere. Il problema è che Campione, le persone che vivono lì hanno bisogno di risposte rapide. Non è una situazione semplice, sia chiaro, è una situazione legata alla crisi delle case da gioco, a una condizione molto particolare di un'enclave italiana in territorio svizzero, ma in questi mesi abbiamo sentito un silenzio assordante da parte del governo nazionale. Ecco, quindi una mobilitazione sostanzialmente, quella che ci sarà anche oggi pomeriggio, giusto? Sì, questo pomeriggio ci sarà un presidio a Campione d'Italia. Ci sarà anche Angelo Orsenigo, se non sbaglio. Sì, vari diversi rappresentanti politici, peraltro noi del Partito Democratico, sia a livello regionale col consigliere regionale Orsenigo che io a livello nazionale, abbiamo sollecitato anche con atti ufficiali un impegno, una risposta da parte della politica, per non buttare addosso a nessuno la croce, ma per chiedere che ci sia attenzione e ci sia responsabilità continua. Lo abbiamo fatto in questi mesi, lo faremo anche oggi. Vale anche per le strade, vale anche per le opere pubbliche. La scorsa settimana c'è stato un appello, direi bipartisan, da parte di tutti. Mi ha stupito un po' la cosa: costruttori, imprenditori, associazioni, sindacati chiedono insomma di poter... Sì, io credo che non sia niente di cui ci dobbiamo stupire. C'è una preoccupazione molto diffusa, perché purtroppo dalla TAV, che ha un risalto, come dire, nell'opinione pubblica, tante opere anche sul nostro territorio, c'è una situazione di paralisi dettata dalla incertezza, dal pregiudizio ideologico che una parte di questo governo, il Movimento 5 Stelle, ha verso opere fondamentali. Stamattina, venendo qui, sentivo che il presidente Di Maio auspicava, il vicepresidente Di Maio auspicava uno sblocco, un provvedimento shock sulle opere. Basterebbe mandare avanti quelle che sono già pronte. Faccio l'esempio della variante della Tremezzina. La Tremezzina su tutte, Chiara. Esatto, su quella ci siamo impegnati tutti. Io, l'onorevole Guerra, oggi sindaco di Tremezzina, il governo di prima per reperire le risorse, i fondi necessari, la regione Lombardia ha fatto la sua parte, adesso siamo in attesa che dal Ministero delle Infrastrutture a guida Toninelli venga dato finalmente in via libera per il progetto esecutivo e l'appalto. Se si vogliono sbloccare le opere non servono provvedimenti shock, serve metterci la testa e fare andare avanti opere finanziate pronte per essere realizzate. Sulla secondo lotto della tangenziale ne parlo sempre, tutte le volte che vengo qui non cambia mai nulla, abbiamo avuto le promesse anche sulla Tremezzina, non è cambiato nulla finora purtroppo. I soldi ci sono, il progetto sta andando bisogna concludere. Certo. Sul secondo lotto della tangenziale siamo, come dire, un po' in alto mare. In alto mare,
perché dalle promesse della gratuità del primo lotto alla realizzazione del secondo nessun atto concreto è stato fatto. Questo è un tra l'altro, a proposito di pasticci, questo è un brutto pasticcio anche questo, promesse, sì, sa, e poi in realtà, ecco, è una brutta storia anche questa. Sì, io penso che qualcuno che ha promesso qui che sarebbe stata gratis l'usare il primo lotto e si sarebbe fatto in 448 il secondo lotto dovrebbe farsi qualche domanda e forse dovrebbero farselo anche i comaschi. Allora, Chiara... Me l'ha decisa, caparbia. Sì, decisamente sì, decisamente sì. Chiara, senti... Intanto salutiamo Alma Corti Porro, Porro, che scrive buongiorno a tutti, buongiorno ciao, a te. Ciao, buongiorno anche a te, Chiara. Sì. No, dicevo, parliamo anche un attimo appunto delle primarie. Allora, arriva per l'ennesima volta, anche l'altro giorno, i vostri dirigenti provinciali nel presentarli hanno detto, beh, insomma... Speriamo di non farle sempre con continuità queste primarie, no? Ecco, del Partito Democratico. È uno strumento importante, servono. Cosa ci senti, cosa dici? Saranno il prossimo fine settimana. Mi sembra sono 53 addirittura, sì, gazebo, i seggi, scusa, su tutto il territorio della provincia per scegliere delegati e segretario federale. Sì, prima di tutto, appunto, come dicevi tu, si voterà domenica prossima. Domenica prossima, dalle 8 alle 20. 8 possono 20. Votare non solo gli iscritti del PD, ma quanti si riconoscono nel progetto del PD, quindi elettori, e che vogliono aiutare a dare una guida forte e speriamo capace di ricostruire un campo alternativo alla destra che oggi governa il paese. Eleggiamo il segretario dopo un anno quasi dalla sconfitta elettorale pesantissima del 4 marzo scorso. Secondo te è cambiato qualcosa, Chiara? Che sensazioni hai tu come parlamentare, come referente anche del territorio, visto che tu lo conosci, il Canturino in modo particolare? Io vedo che sicuramente in questi mesi, anche se la sensazione, come dire, che questo governo abbia un potere assoluto, l'opposizione c'è nel Parlamento, nelle istituzioni, ma c'è bisogno di farla diventare un fatto condiviso. Allora il congresso ci serve perché, penso in particolare al Movimento 5 Stelle, ma nel nostro territorio anche la Lega ha raccolto tantissime speranze che si stanno in parte infrangendo di fronte alle difficoltà, alle paralisi, agli errori che questo governo ha fatto, il crollo della produzione industriale, lo stop agli investimenti, alle infrastrutture, questo clima anche di tensione e di odio che qualcuno in maniera irresponsabile cavalca. C'è uno spazio molto grande per un'alternativa, il PD deve tornare ad essere centrale, lo può fare solo eleggendo un segretario in maniera forte, che esca legittimato dalle primarie. Questo è il motivo per cui, al di là di uno decida chi votare, Zingaretti, Martina, Giachetti, che sono i tre candidati, comunque domenica esca di casa, vada a votare, perché siamo l'unico partito che sceglie la sua guida, il suo segretario, in modo democratico e partecipato. Lo possono fare anche, tra l'altro, i ragazzi minorenni, si devono iscrivere, quindi ecco, questa è una possibilità. Trovate tutto sul sito, su ciaocomo.it abbiamo messo tutto, quindi ci sono le indicazioni. Chiedo solo, che cosa ti aspetti a livello personale, Chiara? Io mi aspetto che domenica venga eletto un segretario, non ci sia bisogno di ulteriori passaggi, ma sia eletto dalle primarie, cioè dagli iscritti e dagli elettori del PD, e che questo segretario lavori per non solo tenere insieme il partito. Molti ci dicono, ma voi poi litigate, siete sempre pronti come dire, a farvi la guerra, non capendo che dall'altra parte c'è l'avversario, non dico il nemico, ma il vero avversario, che è questa destra, questa incapacità, questa approssimazione, questi valori che, come dire, trascinano verso il basso la società italiana. Il nuovo segretario e il nuovo gruppo dirigente, chi sarà accanto a lui, deve riuscire a tenere insieme tutto e a dimostrare che ci si può unire, mettere insieme non solo per il PD. Io penso che saranno primarie per l'Italia e per l'Europa. Non dimentichiamoci che il 26 maggio sarà una data decisiva per decidere se l'Italia sceglie il futuro con l'Europa o decide di strizzare l'occhio ai paesi dell'Est, che sono i nostri peggiori nemici, perché sono quelli che vogliono riportarci dentro i confini nazionali in cui l'Italia non ha nessuna possibilità da sola di competere con il resto del mondo. Senti, l'altro giorno è arrivato Paolo Gentiloni, l'hai accompagnato anche tu a Como, non pensavo, tra l'altro biblioteca gremita, veramente una folla record direi per lui,
ed è stato estremamente, con la sua gentilezza, insomma, convincente, critico, convincente, ma anche critico soprattutto sul reddito di cittadinanza. E poi ha detto che insomma bisogna cercare di tornare a votare quanto prima. Penso che sei d'accordo anche tu. Sì, sono molto d'accordo, perché non c'è solo una... Quindi il reddito l'ha definito irresponsabile, cioè il reddito di cittadinanza ha preciso la domanda e lui ha detto irresponsabile. E cosa ne pensa Chiara Braga del reddito di cittadinanza? Io intanto penso che ci sia un bisogno vero di dare una risposta alle persone che sono in situazioni di povertà. Noi l'avevamo fatto con il reddito di inclusione, l'ha detto. Esatto, l'ha detto Gentiloni. Siamo arrivati forse un po' troppo tardi, ci abbiamo messo esatto. Molto, un po' troppo tempo per riuscire a dare quella risposta. Ma qual è l'errore del reddito di cittadinanza? Dire che l'unica risposta è quella e non mettere nessuna risorsa, nessuno strumento per favorire l'entrata nel mondo del lavoro delle persone. Il lavoro non solo è uno strumento per dare reddito, ma è anche un modo per fare sentire realizzate, integrate le persone. Quando questo governo sceglie il reddito di cittadinanza con quella modalità, non si preoccupa di dare una risposta a un problema reale, ma di trasmettere un messaggio. Non dovete, come dire, preoccuparvi, ci sarà qualcuno che vi assisterà e non vi chiediamo nulla. È un modo per costruire consenso, ma molto molto pericoloso. E tra l'altro, ecco, anche dal punto di vista sociale. Io credo di sì, perché lo ha detto questo governo, questa maggioranza che oggi sta al governo del paese, ha raccolto grandi insoddisfazioni, ma anche grandi speranze. Se non si riesce a dare una risposta a queste speranze, la reazione delle persone sarà ancora di più rabbia, più rabbiosa, più ostile nei confronti delle istituzioni. Questo trascinerà a fondo il nostro paese. In questo credo che l'auspicio che Gentiloni ha detto quella sera di fronte a tante persone, io le guardavo, non erano solo persone che votano, elettori, militanti del Partito Democratico, c'erano tanti comaschi preoccupati, credo, per la china che sta prendendo la nostra economia. Va detto che Gentiloni nel breve periodo che ha fatto al governo, però mi pare che sia stato alla fine, comunque ha cercato di barcamenarsi e di lavorare in maniera... Il governo Gentiloni è stato il governo che è partito con il livello più basso di consenso, sì, e ha chiuso con il livello più alto di consenso. Purtroppo le elezioni non sono andate come dovevano. Io credo che sia stato anche un errore un anno fa non fare una campagna democratica per il PD e per il centro-sinistra dicendo che il nostro candidato era Paolo Gentiloni, perché avrebbe potuto giocare un ruolo importante di credibilità e di continuità. Impariamo dagli errori. Qualche errore l'avete fatto, certo, bisogna fare il mea culpa. Certo, sì. Però cerchiamo di rimediare. Le primarie di domenica prossima sono un modo per ripartire. Perfetto, allora Michele, c'è una domanda, vediamo un po'. Ciao, abbiamo bisogno, la facciamo al volo. Abbiamo bisogno di nuove figure, chi lavora dal basso, chi non è già lì in alto e ha fatto la politica, bisogna ricominciare con calma a fare un'opposizione costruttiva e non quella ostile. Poi cosa c'è scritto altro? Adesso non la leggo. Siamo sempre in diretta a Facebook. Vabbè, niente, mi pare di capire che però anche tu hai detto queste cose, Chiara, che sostanzialmente il ruolo vostro, chiudiamo così con la tua riflessione sull'opposizione, sul significato di fare oggi opposizione, e come hai detto tu e come ha detto anche Gentiloni, voi auspicate di tornare quanto prima al voto. Sì, perché questo governo messo così, in questo modo, sta facendo delle scelte molto sbagliate, molto pericolose dal punto di vista economico, sociale, purtroppo lo vediamo e lo tocchiamo con mano anche con i dati, e c'è bisogno di interrompere il prima possibile questa tendenza verso una situazione preoccupante per l'Italia e, lo dicevo prima, anche per l'Europa. Allora.